Vabbè, non lo so, io mi accodo, diciamo, all'imbarazzo generale perché, insomma, sia per la mancanza di Alberto Burgio, che oggi ha detto che non veniva, che sarebbe certamente un interlocutore particolarmente prezioso per questo tipo di analisi, sia perché, come dire, presentare il libro evidentemente è difficile perché è la raccolta di 10 testi estremamente eterogenei fra di loro. Quindi, come dire, io credo che il miglior contributo che possa dare sia dire 2 parole sul saggio che ho provato a scrivere in questo testo e cerco di essere più breve possibile, anche se oggi pomeriggio ne sono scritto 25 pagine di appunti, quindi insomma, propongo che Leo, te a un certo punto tagliami quando vado un po' troppo oltre. Devo dire che mi aiuta l'intervento di Sandro, sia perché ha parlato 40 minuti, sia perché ha toccato alcuni aspetti che mi interessano. Dunque, io ho scritto un testo che sostanzialmente si chiamerebbe Violenza e Metropoli, cioè il rapporto fra la violenza e la metropoli contemporanea, ovvero una riflessione sull'esplosione di violenza collettiva che ci sono nelle metropoli contemporanee. Dico 2 parole semplicemente su perché ho scelto di provare a fare questo studio, provare a sviluppare questa specie di critica, fra virgolette, della violenza metropolitana. Diciamo che è una cosa che viene da un elemento estremamente biografico, soggettivo e da un interesse in qualche modo direttamente politico, nel senso che viene un po' dallo stupore che in me ha suscitato quando le ho viste le immagini della rivolta delle banlieue del 2005 in Francia. Io insomma a quel tempo facevo di lavoro il politico, facevo il segretario di un'organizzazione giovanile molto importante di partito in Italia e come Recentemente dire, convertita alla non violenza. come dire, mentre questa era la mia professione nei fatti, quando è esplosa questa rivolta delle banlieue francesi sono rimasto molto interessato da questo fatto perché mi sembrava che quella rivolta fosse la rappresentazione più plastica ed efficace, ma anche in qualche modo emblematica, anzi soprattutto enigmatica, di quell'abisso che si andava scavando sempre di più fra le forme dell'agire politico codificato e organizzato, che fossero istituzionali o non istituzionali, e tutti i nuovi bisogni, linguaggi, esigenze che costituiscono poi l'esperienza materiale che un singolo individua dentro la metropoli contemporanea. E mi sembrava che questo abisso fosse ben descritto nel fatto che in quello che succedeva nelle periferie francesi, tutti erano disposti a riconoscere un clamoroso fatto politico e nessuno allo stesso tempo era minimamente disposto a riconoscervi un atto politico. E quindi, come dire, questo elemento mi ha suscitato una grande curiosità, cioè come accade questa scissione fra un atto e un fatto politico. Ho deciso di indagare questo tipo di fenomeno, queste rivolte, attraverso il concetto di violenza, non perché credo che lì ci fossero grandi violenze, nel senso che evidentemente quelli davano fuoco alle macchine, pestavano 2 sbirri al massimo, ma nulla paragonato, come dire, alla violenza sistemica, alle guerre e a tutti gli elementi che citava prima Sandro, ma perché in qualche modo la violenza rappresenta questo grande non detto del politico, cioè si fa politica solo a prezzo di eliminare il discorso della violenza, si fa politica sempre mettendo, come dire, dicendo che i violenti sono quelli dall'altra parte, no? E in qualche modo questa è la storia della politica moderna, lo diceva bene Sandro prima, cioè la politica della modernità a partire da Hobbes è semplicemente un dispositivo per togliere la violenza dalle relazioni fra i singoli, monopolizzandola nelle mani di un sovrano, che fosse il re o che sia oggi lo Stato, mettendo nelle mani di questo, diciamo così, ente impersonale legittimato la violenza legittima e assegnandogli il monopolio, così che tutto ciò che è violenza al di fuori di quella è una violenza illegittima e da condannare. Quindi ho scelto di farlo attraverso il concetto di violenza perché mi pare che questo in qualche modo rappresenti il grande non detto della politica e che ogni qualvolta esplodono queste rivolte nelle metropoli contemporanee sia, come dire, l'emergere in qualche modo di questo fondamento disordinato e violento su cui si costruisce la politica. Ora, dopo il 2005, devo dire che gli eventi tipo rivolte delle banlieue del 2005 si sono andati estremamente moltiplicando a giro per il mondo. C'è un sociologo francese
che si chiama Lamberto, che attualmente dirige l'Università di Paris WIT e che ha scelto, come dire, di concentrare tutto il suo lavoro su questa cosa, fondando un progetto di ricerca che si chiama Antropologia del Presente, un sito che è il suo blog sostanzialmente, lamberto.wordpress.com, che ogni giorno mette il suo gruppo di ricerca al lavoro per andare a vedere tutte le esplosioni di rivolte e di violenza collettiva che ci sono a giro per il mondo, e riempiendo questo sito di milioni, perché veramente sono milioni, di video e di articoli di giornale su questi fatti. La chiama Antropologia del Presente per far vedere quanto in qualche modo questo tipo di fenomeni segnano in modo strutturale il nostro tempo. Appunto, l'ultima e più grande episodio è quello dell'agosto scorso a Londra, ma per citare solo uno dei più eclatanti. E io penso che, come dire, anche il modo in cui l'idea di questo incontro era nata qui a Bartleby, discutendone, che sarebbe interessante forse analizzare anche nei termini di contagio, fra virgolette, no? Queste forme in cui noi andiamo a fare le manifestazioni nazionali che dal 14 dicembre l'anno scorso al 15 ottobre di quest'anno si sono proposte e riproposte. Su queste, appunto, nessuno ha gradito, evidentemente, qui dentro quel tipo di cose, però un discorso è dire no, che schifo, sono fuori dalla società, dalla politica e così. Un altro discorso è provare a capire se quel tipo di espressione ci parla un po' anche del nostro tempo, e, come dire, se esista in qualche modo dentro quelle forme lì una tendenza, in qualche modo anche molto forte, per certi versi inarrestabile, di contagio fra le forme di espressione collettiva della protesta e queste forme di violenza, spesso definite impolitica, che caratterizzano la metropoli contemporanea. Uno scenario urbano in cui, a mio avviso, a partire dalla fine, dalla seconda metà degli anni 70, negli Stati Uniti, dal blackout di New York del 77 alle rivolte di Los Angeles del 1995, in Inghilterra dai riot di Brixton dai riot di Brixton fino all'agosto londinese di quest'anno, in qualche modo in cui sembra quasi che la violenza prenda il posto del conflitto, inteso il conflitto come una forma di scontro anche duro con il potere, però in cui esiste una relazione, un linguaggio comune e in qualche modo uno scambio. Ecco, la violenza prende il posto del conflitto, e in cui in qualche modo la rivolta prende il posto di progetti radicali di trasformazione a largo raggio. Quindi, insomma, io piaccia o no, mi pare che questo tipo di espressioni collettive parlino in qualche modo del nostro tempo, e che per questo sia interessante confrontarsi con queste. Confrontarsi, io l'ho fatto a partire dalla rivolta delle banlieue del 2005, con un elemento che è evidente, cioè questo fatto che tutti i commentatori, da quelli più di sinistra a quelli più di destra, dicevano unanimemente: non è un fatto politico, non c'è nessuna politicità dentro questa rivolta. Per cui, diciamo che poi tutte le analisi che sono state fatte, principalmente in Francia, hanno relegato alla sociologia, diciamo, l'analisi della rivolta delle banlieue. Cioè, ci sono sociologi che hanno ricominciato a andare nei quartieri a fare interviste e così via, per riportare dentro gli ambiti, diciamo, classicamente conosciuti, le cause della rivolta, ovvero si indagava la congiuntura economica per cui c'era meno lavoro, c'era meno istruzione, si indagava, diciamo così, le specificità delle banlieue francesi, si indagava, poi si arrivava a vedere che la maggior parte di questi giovani francesi a tutti gli effetti erano di origine immigrata, e quindi il discorso veniva poi spostato su un altrettanto rassicurante piano istituzionale, per cui la causa delle rivolte delle banlieue sarebbe stato il fatto che il modello di integrazione francese, un modello universalista basato sull'integrazione a pieno titolo dei cittadini di origine straniera nei diritti che hanno i francesi, a costo che loro riconoscano tutti i principi della Repubblica francese, come ci mostra ora questa legge sul velo, che questa forma era in crisi e che questo era il problema vero. Così che, diciamo, i liberali dicevano: dobbiamo andare verso un modello comunitarista come quello dei paesi anglosassoni, in cui le differenze culturali sono riconosciute. E i democratici invece, in questo caso anche Tienbalibar, dicevano: no, ma la verità è che questo modello di integrazione non funziona veramente, non c'è l'integrazione che è fatta attraverso la scuola, il lavoro, eccetera eccetera. Ora, queste interpretazioni sociologiche e istituzionali non facevano i conti con il fatto che queste rivolte erano comuni tanto alla Repubblica Francese quanto ai paesi anglosassoni sostanzialmente, e che non si trattava della congiuntura di crisi economica, ma che questo tipo di riot avviene dalla seconda metà degli anni 70 nelle banlieue francesi come nei
come nelle città anglosassoni. Anche questo, diciamo, era l'approccio prevalente. Anche laddove c'erano diciamo degli interventi un po' più generali che erano disposti ad un'interpretazione filosofico-politica che riconoscesse il portato globale di questo tipo di avvenimenti, avevamo due interpretazioni che anch'esse relegavano tutta la politicità al di fuori della rivolta. Una, quella, diciamo così, fra virgolette, per usare concetti, per usare categorie conosciute, quella di destra, no? Che dicevano, da, non lo so, Adler in Francia, Enzensberger e altri, che dicevano sostanzialmente questa violenze sono l'espressione mediatizzata di una microviolenza soggettiva che c'è tutti i giorni nei quartieri, la microcriminalità e così via, a cui si deve dare una risposta politica, istituzionale forte, con più presenza delle istituzioni, della polizia, eccetera, eccetera. E dall'altra le interpretazioni, diciamo così, alla Slavoj Žižek, che ha scritto due testi che hanno preso in considerazione questa cosa, considerazioni politicamente scorrette sulla violenza urbana e la violenza appunto invisibile, in cui dicevano questa cosa qui è semplicemente la reazione quasi epidermica, quasi meccanica alla macro violenza oggettiva invisibile esercitata dal di fuori con una violenza estrema da parte del sistema capitalistico sulle popolazioni che schiacciate reagiscono in maniera incosciente e quasi meccanica. È ovviamente un'interpretazione che io condivido molto di più dell'altra, appunto a partire dalla lettura, insomma, poi Marx dà nel capitolo 24esimo del Capitale, la famosa levatrice della storia, in cui mostra come dire la violenza sia elemento fondativo dell'accumulazione originaria della nascita del capitalismo moderno, eccetera eccetera, per quanto sia più vicina al mio punto di vista, penso che anche però questo punto di vista porti poi a rifiutarsi di prendere in considerazione il fatto che esista qualche significato politico invece anche dentro questo tipo di rivolte. Quindi, piuttosto che tra le interpretazioni, mi sembrava più interessante rivolgermi e mettere in relazione questo tipo di rivolte, questo tipo di violenze, ad un altro elemento, ovvero all'elemento della metropoli contemporanea, intesa come una particolare configurazione storica dello spazio urbano e non solo come un elemento spaziale, ma anche come un enorme dispositivo politico di relazioni e di linguaggi, in cui era sempre più evidente dentro questi spazi metropolitani che i grandi contenitori di senso e di politica costruiti nel moderno cominciano a non reggere più a configurazioni di bisogni, esigenze che cominciano ad essere compiutamente postmoderne, postfordiste, quello che si vuole. Quindi, la prima domanda che mi sono posto è dunque perché non si riesce a vedere un atto politico in molte di queste manifestazioni di violenza e rivolta collettiva che solcano la metropoli contemporanea. Per farlo ho preso in considerazione alcuni autori che nel Novecento si sono occupati di concettualizzare quello che oggi chiamiamo violenza politica, e mi sono interrogato su come mai dentro la fenomenologia delle forme di violenza considerate vi fosse tutto ma non questo tipo di tumulti, di violenze, di stanze, eccetera eccetera, e in questa analisi ho visto che in tutto l'arco del pensiero politico novecentesco, da quelli che si richiamavano a Max Weber, che ha cercato di dimostrare come la violenza sia l'essenza prima del potere, il fondamento sostanziale dello Stato, ai lati opposti che vanno da Hannah Arendt a Fausto Bertinotti, in questo caso, per però cambiare idea recente, che invece si sono sforzati di mostrare come la violenza sia concettualmente opposta al concetto di potere, ovvero come la violenza intervenga solo quando il potere fallisce. Ecco, diciamo che comunque la si vedesse, il concetto di violenza viene sempre definito a partire da quello di potere, cioè solo facendolo passare attraverso la griglia analitica del potere si dà una definizione di violenza. Questo rimanda a quel famoso non detto che diceva all'inizio e che diceva prima Sandro, per cui tutta l'interpretazione della violenza che la filosofia politica novecentesca ha costruito sul tema della violenza vedevano la violenza sempre come un mezzo, il mezzo del potere per schiacciare le popolazioni, oppure il mezzo di parte delle popolazioni per conquistare il potere politico, per cui grandi libri
sono stati scritti su guerra, genocidio, guerra civile rivoluzionaria, pena di morte, omicidio politico, terrore dispotico, eccetera, eccetera, ma mai, diciamo così, si è tentata invece un'interpretazione politica del tumulto, diciamo così, di quella che oggi chiamo violenza collettiva della metropoli contemporanea. E credo che quindi che la principale anomalia di forme di espressione di violenza, come la rivolta delle Balie del 2005, come la rivolta inglese di quest'anno, sia il fatto che non sono riconducibili al terreno della razionalità strumentale con cui ci siamo abituati a leggere molti dei fenomeni sociali, cioè la violenza come mezzo verso un fine per ottenere qualche cosa, la violenza come un mezzo per rivendicare dal potere qualche cosa, perché in questo tipo di fenomeni non si dava mai che i ribelli dicevano a questa condizione noi smettiamo di fare violenza, non si dava mai questo tipo di condizione, non si dava mai il riconoscimento del potere come il nemico, come dire, con cui costruire un conflitto in una funzione rivendicativa, non si dava mai insomma la violenza come un mezzo verso un fine. Quindi, come dire, questo elemento di sfuggire alla razionalità strumentale è il primo elemento che mi sembrava sfuggire ai criteri interpretativi classici, e in questo caso provavo a parlare di una violenza che era solo simbolica, solo spettacolare, in qualche modo performativa, riprendendo questo termine dal modo in cui Paolo Virno pensa la grammatica della moltitudine post-fordista. Quindi si tratta di una violenza che, come dire, non viene usata come mezzo verso un fine, ma che diventa immediatamente spettacolare, attraverso immediatamente lo spazio dell'infotainment televisivo, e serve prima di tutto, prima che per conseguire uno scopo, a segnalare un'esistenza, dice Tien Balibarat, analizzando la rivolta delle Balie, dicendo cioè che una condizione di invisibilità rispetto alla sfera del potere politico viene superata attraverso questa espressione di violenza come segnalazione di un'esistenza, no? dentro la metropoli contemporanea, per cercare di segnalare esigenze, condizioni e bisogni invisibili all'agire politico codificato, no? Quindi una violenza che in qualche modo si fa linguaggio per esprimere ciò che è indicibile al linguaggio della politica, per esprimere l'abisso che separa i bisogni e le esigenze della condizione metropolitana, postcoloniale, eccetera, eccetera, dall'apparato linguistico e concettuale del politico moderno. Quindi mi sono chiesto se, in qualche modo, qui forzando, devo chiudere? No, mi guarda. Quella parlava anche, ora cerco di chiudere. Quindi dicevo, quale può essere, come dire, in questo senso forzando molto, un'interpretazione di un'istanza politica di queste violenze, e ho pensato che fosse un'istanza principalmente legata allo spazio, cioè il fatto che, a differenza delle forme di violenza che citavo prima, delle fenomenologie di violenza indagate dal pensiero politico moderno, vi fosse come dire, nella violenza metropolitana un elemento di differenza, che era il fatto che si tratta di una violenza inseparabile dallo spazio in cui avviene, una violenza che lo spazio in cui avviene viene definita dallo spazio stesso in cui avviene, appunto violenza metropolitana, una violenza in cui anche i soggetti, la violenza proletaria ad esempio, era una violenza che veniva definita anzitutto dal soggetto, dalla condizione del soggetto che l'agiva, il proletario, mentre in questo caso nella violenza metropolitana lo spazio definisce addirittura i soggetti che l'agiscono, cioè lo spazio che definisce il fatto che gli autori di quella violenza sono quelli che stanno nella periferia della metropoli, così come se si dice in qualche modo metropolitana, questo, il solo fatto di dire metropolitana ci fa già intuire quali caratteristiche può avere questo tipo di violenza. Se diciamo metropolitana, intuiamo subito che questa si rivolgerà molto probabilmente verso gli affari urbani o verso la polizia, che in qualche modo attraverserà lo spazio dell'infotainment mediatico, che in qualche modo molto probabilmente si svolgerà la sera o di notte,
e che i temi delle periferie e o delle migrazioni vi giocheranno un ruolo. Per cui, come dire, già questa caratterizzazione di spazio metropolitana definisce alcune caratteristiche politiche di questa violenza, rende possibile pensare a una violenza metropolitana in qualche modo anche al di fuori della metropoli se ha queste caratteristiche. Questo irriducibile legame con lo spazio segna un'altra frattura con i concetti politici con cui spesso siamo abituati a ragionare, che sono dei concetti sostanzialmente svuotati della loro spazialità. Oggi mi capitava di leggere questo libro in cui ho trovato una citazione di Michel Foucault che vi volevo riportare, che secondo me è abbastanza azzeccata. Dice: nel momento in cui cominciava a svilupparsi una politica ragionata degli spazi, alla fine del XVIII secolo, le nuove acquisizioni della fisica teorica e sperimentale sloggiavano la filosofia dal suo vecchio diritto a parlare del mondo, del cosmos, dello spazio finito e infinito. Questo duplice investimento dello spazio da parte di una tecnologia politica e di una pratica scientifica ha respinto la filosofia su una problematica del tempo. Dopo Kant, quel che per la filosofia vi è da pensare è il tempo, Hegel, Bergson, Heidegger, con una correlativa squalificazione dello spazio che appare dalla parte dell'intelletto, dell'analitica, del concettuale, del morto, del fisso, dell'inerte. Quindi è vero in qualche modo che, come dire, buona parte della concettualità politica si è trovata a svuotare della profondità spaziale i propri concetti. La costruzione dello Stato moderno è anzitutto una battaglia violentissima contro la politicità che emana direttamente dal territorio. Uno spazio si costruisce, lo Stato moderno si costruisce anzitutto imponendo un'unica unità di misura su un territorio e poi imponendo le proprie mappe univoche per poter controllare attraverso la tassazione eccetera eccetera i territori che sono sottoposti alla sovranità statuale. E se ci pensate, anche poi le città dei famosi pensatori utopisti sono delle città, come dire, costruite a tappeto, indifferenti allo spazio vero in cui accadono e ordinate dall'alto dal pensiero in maniera funzionale rispetto alle esigenze stesse della politica. No, quindi un pensiero indifferente allo spazio, realizzato poi in realtà nella storia in maniera emblematica dalla capitale del Brasile, Brasilia, una città costruita dal nulla in mezzo a un altopiano vuoto, per farci la capitale amministrativa di uno stato immenso, decisa tutta a tavolino e costruita tutta a tavolino. Ecco, quindi in qualche modo questo è la concettualità politica a cui molto spesso anche noi pensiamo, molto sensibile alla dimensione del tempo, poco sensibile alla dimensione dello spazio. Allora mi è piaciuto di provare a interpretare, come dire, queste forme di violenza metropolitana in termini spaziali, ovvero come dire, il tentativo di sfondamento delle frontiere che dai margini esterni dello spazio dello Stato nazionale si vanno riproducendo dentro lo spazio metropolitano. Ci sono un testo e un film. Diciamo, La rivolta delle bandiere del 2005 aveva avuto 10 anni prima questo film che si chiama Lo bellissimo, L'odio di Mattie Kassevitz, che in qualche modo, se noi lo guardiamo con attenzione, è la restituzione di tutte quelle frontiere interne alla metropoli che impediscono alla forma di vita paliesard di accedere al centro della città, a Parigi, senza provocare delle forme di violenza subita o agita. Così come in qualche modo lo stupendo libro, la bellissima biografia di Los Angeles scritta da Mike Davis, City of Quartz, è in qualche modo la descrizione. Scusa, pensavo che andreste lì. È in qualche modo la descrizione di tutte le frontiere interne costruite nello spazio urbano di Los Angeles a partire dalle gated communities, dalle comunità recintate, no? Che in qualche modo sono la forma più emblematica di queste frontiere costruite all'interno delle metropoli, cioè degli spazi recintati in cui una serie di gente ricca decide di vivere mettendo intorno a sé il filo spinato e assumendo dei corpi di polizia privata a presidiare quella che nei fatti funziona esattamente come una frontiera esterna allo Stato sovrano.
Così come ad esempio la bella analisi che Judith Revella ha fatto della rivolta delle bandiere del 2005 prova a descrivere come anche le forme e gli orari del trasporto urbano di Parigi segnano in qualche modo una frontiera attraverso la quale intanto non si comunica fra le banlieue e fra loro, ma devi sempre passare dal centro e fare questa cosa, e in cui l'orario è scientificamente, come dire, organizzato anche per escludere la possibilità di interagire in modo sociale con il centro della città, così come, come dire, il proliferare sempre più forte di dentro la metropoli di banche dati che funzionano come dispositivo di inclusione e esclusione dall'accesso di beni, servizi e diritti, sono in qualche modo un elemento di questa idea della frontiera interna. Quindi questo, diciamo così, è la suggestione su cui mi sono permesso di provare a avanzare una ipotesi politica di questo tipo di rivolte. Quindi ora io avrei altre pagine, ma cerco di chiudere. Vi dico soltanto, come dire, che questa mia ricerca, a differenza di quello che poi si può pensare, non è un'apologia della violenza urbana, ma è piuttosto il tentativo di utilizzare queste forme di espressione che si dà nella metropoli contemporanea come uno strumento utile ad indagare la crisi di alcuni concetti e categorie con cui siamo abituati a pensare i fenomeni sociali. Quindi, come dire, per me è un terreno di ricerca estremamente aperto, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista della pratica e della iniziativa politica. Una ricerca che io ho cercato di proseguire attraverso alcuni autori, alcuni concetti che ho incontrato facendo questa prima ricerca sulle banlieue. La prima cosa riguarda ovviamente il lavoro di Tony Negri, su cui non entro visto che ormai i concetti stanno appoggiati in ogni singola parte di questo spazio, visto che la settimana scorsa c'era Michael Arte, che anche abbiamo presentato comune qua. Però insomma, diciamo, su questa ricerca che anche si è aperta dentro Commonwealth su questo tipo di fenomeni che in Commonwealth è chiamato genealogia della ribellione, attraverso alcuni elementi proposti da Etienne Balibar, che in qualche modo nel suo saggio sulla rivolta delle banlieue dice in qualche modo Hegel usava a distinguere in Stande e Klassen due tipi diversi di soggettività sociale, con Stande quelli inclusi in qualche modo nello Stato e con Klassen quelli che erano marginali esterni. Lui dice successivamente questo termine, questo concetto di classe è diventato invece un dispositivo di inclusione dentro lo Stato moderno e in qualche modo lui dice dobbiamo provare quindi a pensare nuovi concetti e nuove parole in grado di designare questa condizione e di riproporre in qualche modo, secondo me, dice Balibar, questa cosa. Cioè, un altro strumento particolarmente utile è questo di civilizzazione della violenza che propone Tian Balibar, rileggendo cioè la storia del movimento operaio occidentale come la politicizzazione di alcuni comportamenti sociali collettivi violenti dentro un dispositivo di conflitto. E, insomma, mi sembra che sostanzialmente Tian Balibar proponga in qualche modo la possibilità di ripetere nella storia questo dispositivo di integrazione e di civilizzazione che si è dato. È una domanda interessante, come dire, anche chiederci se questa cosa è di nuovo possibile oppure se la ripetizione storica dei dispositivi politici sia una cosa pensabile o meno. Poi, e chiudo molto velocemente, c'è questa cosa proposta da Tronti in particolare, cioè il concetto di potere destituente che dopo la fine della soggettività operaia sostituisce in qualche modo il concetto di potere costituente attraverso degli elementi di rivolta che invitano a recuperare la dimensione antropologica del politico, cioè la rivolta come espressione complessivamente umana in cui la politica non è più un elemento separato della tua esistenza, e infine il polo erotica timotica proposto a Peter Sloterdijk, su cui forse ci dice qualche cosa di più Gianluca, che in qualche modo propone di pensare questa polarità, da una parte l'erotica come la grande forma di vita del nostro tempo che abita sul terreno della mancanza, del consumismo capitalistico, contrapposto ad esempio alla timotica che invece riguarda tutte le passioni legate all'ira, al risentimento, al desiderio di riconoscimento, alla volontà di affermazione, all'orgoglio, eccetera, eccetera, e propone di leggere, come dire, la fase di
di questa storia contemporanea, con un punto in cui non c'è più nessuna forma di organizzazione, di espressione di queste passioni timotiche. Grazie.